Benvenuti alla 13ª rassegna Compositori Viventi, speciale Giamartino Dorighello, che conclude il trittico delle edizioni online di questo evento che ormai
è parte integrante da 10 anni a questa parte della promulgazione della composizione italiana. Avete appena ascoltato Together, un brano commissionato per la rassegna Outer Orchestra, la prima rassegna Outer Orchestra andata in onda durante il lockdown nel settembre 2020, in cui ben 14 compositori hanno scritto sul testo di Elisa Castaldon 14 brani per Virtual Choir. Questo che avete ascoltato era dei giovani cantori di Genova, diretti da Roberta Paralinfo e al pianoforte Riccardo Pinna. E oggi ascolteremo la firma compositiva di Gianmartino Durighello, compositore bellunese, che ha insegnato fino allo scorso anno esercitazioni corali come docente di ruolo presso i conservatori di Riva del Garda e di Castelfranco Veneto. È collaboratore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, insegna a Koperlim della CEI, scusate, e collabora con diverse diocesi italiane per la formazione musico-liturgica e la spiritualità biblica. La sua produzione è legata in gran parte alla musica corale sacra. Si è interessato anche di didattica della musica per ragazzi e per cori giovanili. La sua produzione è rivolta per lo più alla musica sacra, ma anche alla musica da camera, in particolar modo con composizioni su temi della tradizione ebraica. Il suo linguaggio è stato rapportato da alcuni a un minimalismo mistico di Oltralpe, ma l'elemento propulsore caratteristico di tutta la sua produzione, in continuità con la sua genuina tradizione italiana, è la parola, il verbo che si fa canto. Verbo che si fa canto attraverso soprattutto la musica corale sacra. Il suo minimalismo, che ruota assieme alla monotonia liturgica, è legato a cellule melodiche semplici e su figure ritmiche immediate e dipana il discorso creativo sulla ripetizione. Con tali moduli si analizza anche la sua produzione musicale al fine di approfondire le proprietà e gli effetti del suono e delle timbriche vocali. Anzi, rivedo io nella sua forma compositiva qualche connessione col compositore statunitense Lamont Young, che proponeva proprio nella sua musica che fosse costituita da lunghi suoni che lui chiamava note sostenute, la cui continuità rientrava sotto molti punti di vista sul concetto di minimalismo. La cura timbrica dell'effetto sonoro si riproduce non solo attraverso questi suoni lunghi e sostenuti, ma anche ad una visione mistica legata principalmente alla musica sacra e anche a spunti di litanie che ricordano un po' il Cinquecento, quindi anche la musica del Rinascimento e la musica di Palestrina. E trovo Gianmartino anche un compositore nello stesso tempo ermetico, e la sua sintesi si avvale nell'approfondimento e nello stesso tempo nello sviluppo si espone attraverso una composizione musicale altamente ermetica. Spunti di simile, diciamo di recitativo, poi consolidano l'aspetto connesso alla parola che diviene musica e nello stesso tempo la musica che diviene parola, sempre connessa a qualcosa di trascendentale che sta oltre di noi. Questo è Gianmartino Durighello per me e per tutta la sua produzione, la sua firma compositiva che io ho ascoltato in questi anni. Lo conosco da tempo perché la mia maestra Bruna Liguori Valenti era molto legata a lui. Sono contentissima di farvi ascoltare i suoi brani. Ascolterete veramente dei cori fra i più importanti d'Italia. E adesso ve li nomino uno ad uno e poi vi lascio all'ascolto di questa bella rassegna. Allora, ascolterete Coro Voces Angelorum di Roma, diretto da Camilla Di Lorenzo. Scusate, leggo perché. Poi coro di voci bianche dell'IC numero 2 Pietro Borrozzo di Nuoro, direttore Franca Floris. Coro di voci bianche Garda in Trentino di Riva del Garda, direttore Enrico Miaroma. Coro giovanile Guidas, direttore Camilla Di Lorenzo. Coro femminile Aureliano, direttore Piera Lanciani. E fra i cori misti, l'ensemble Fratres in Unum di Castelfranco Veneto e il coro Meridies di Roma, diretto da Carmelina Sorace, l'ensemble vocale Kairos Vox, diretto dal maestro Alberto Pelosin, i polifonici vicentini, diretto da Pierluigi Comparin,
Coro Notevolmente di Roma, diretto da Marco Sciunna, Coro Giovanile Amma Vox, diretto da Alberto De Santis, e Coro Sibi Consoni dell'Accademia Vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo, e per finire Gruppo Vocale Vigra, gruppo vocale della Glasbena Amatica di Trieste, diretto dal maestro Beta Grassi. Vi auguro un buon ascolto e con questo concludiamo le rassegne autunnali e invernali di Online Edition della mia rassegna compositori e vi aspettiamo al Museo delle Arti a marzo con la 14ª per Kirchner, ad aprile con la seconda outdoor test su testi di Franca Renzini su musiche di Cristina Ganzella, sempre al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Ringrazio Radio Vaticana che patrocina questo evento. Ringrazio il MUR e adesso vi lascio all'ascolto della musica splendida di Gianmartino Durighello. Thank you.
di Primavera di Gianmartino Durighello, su melodie popolari e musiche di autori più o meno primaverili, in ordine di apparizione. Palestrina, Giovanni Pierluigi Da, Mozart, Wolfgang Amadeo, Vianello Edoardo, Beethoven, Ludwig van, Verdi, Giuseppe, e con la partecipazione straordinaria di Minetta. Il buon vecchio Palestrina dalla finestra canta che arriva primavera.
Beethoven è sordo. Palestrina dorme e Ninetta sogna l'orto e l'insalata. Thank you.
Sushi pe
Thank you.
quello sono i coroni.